Amici di Voci dal Cilento, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Appuntamento dedicato al Borgo Cavallo, un borgo di case in pietra realizzato 2 secoli fa a Rocca d'Aspide, dove nei giorni scorsi è stato inaugurato il Viale dei Cipressi, un'iniziativa che in pratica ha coinvolto tutti gli abitanti di Borgo Cavallo. E noi ne abbiamo parlato, tra gli altri, con uno dei promotori, Gennaro Cavallo. Sì, l'iniziativa nacque circa 5-6 mesi fa e mia figlia soprattutto disse: papà, ma perché non facciamo rinascere questo Borgo Cavallo? E incominciamo a mettere a dimora alcuni cipressi. Poi man mano che i vicini qua hanno visto la cosa interessante, ognuno ha adottato un albero. E partimmo che erano 10, 15, 20, 30 cipressi, alla fine siamo arrivati a 175 e tutti gli abitanti e tutti i discendenti di questo borgo hanno adottato un albero intestandolo ai loro defunti, ai loro parenti o addirittura ai bambini appena nati. E da allora, ripeto, c'è stata una forte richiesta di queste iniziative. In verità tutti gli amici hanno capito che la cosa era bella, diciamo, serviva per far rinascere questo borgo tanto caro a tante persone, e così ci siamo allungati. Abbiamo fatto un viale di circa 600 metri lungo e che stasera, tra poco, col sindaco percorreremo tutto il viale. Tra l'altro, gli alberi, a parte l'intestazione a figure care agli abitanti di questo borgo, portano anche il nome di personaggi importanti per la storia, non solo di Rocca d'Aspide. Sì, è vero. E alcuni li ho intestati, per esempio, al mio collega Mario De Marco, che alcuni anni fa fu ammazzato dalle Brigate Rosse a Salerno. Altri invece li ho intestati al dottore Palatucci, ultimo questore di Fiume Italiano, che morì nel campo di concentramento a Dachau, dove alcuni anni fa il Ministero degli Interni ci inviò a me e ad altri colleghi a deporre una corona a Palatucci nel campo di concentramento di Dachau. Anche per questo motivo io ho voluto dedicare a Palatucci un albero. Poi lì stasera con noi c'è anche il presidente dell'associazione Palatucci di Campagna, perché Palatucci era di Campagna, dove lo zio, il vescovo di Campagna, cioè, la storia è ben nota a tutti. Cioè. Poi altri li ho intestati alla nostra associazione, ai Cavalieri della Repubblica. Qui c'è il presidente che lui dopo lumeggerà meglio la nostra associazione, altri ancora all'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, altri l'ho intestato al Comando Forestale di Rocca d'Aspide, altri ai vigili urbani, all'Istituto Comprensivo di Rocca, in modo che tutti gli alunni possono venire qui a conoscere gli alberi. Anzi, vi anticipo che stasera voglio chiedere al sindaco che il 21 novembre prossimo, quando ci sarà la festa degli alberi, verremo qui a celebrare la festa degli alberi, che è una festa importantissima, soprattutto per i giovani oggi, che tanti bambini gli alberi li conoscono pochi. Quindi gli chiederò al sindaco stasera di venire a celebrare il 21 novembre la festa degli alberi in questo luogo. Una bella iniziativa di carattere ambientale, ma soprattutto l'occasione per porre all'attenzione la vivacità di questo borgo, che è un borgo davvero particolare perché è come se fosse a sé stante, ma comunque non slegato, ecco, dalla vita sociale. Ha comunque una sua particolarità questo borgo. Sì, in effetti il borgo è nato nel 1810, quindi parecchi anni fa. E i primi abitanti qua si chiamavano tutti Cavallo. Cavallo, 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 ecco perché gli fu dato il nome Cavallo. In verità le prime costruzioni furono fatte a 500 metri qua sotto nella proprietà privata. Poiché aumentarono le abitazioni, non c'era lo spazio per costruire altre casette e si spostarono qui nel demanio comunale, dove costruire tantissime abitazioni. Io mi ricordo che quando ero ragazzino qui eravamo pari o 76 o 86 abitanti.
E noi da ragazzini qua siamo cresciuti. Vabbè, poi dopo spiegherò, perché qui non c'erano servizi, non c'era niente. Beh, io ero un ragazzino che giocavo a prendere le lucertole. Quindi era un ragazzino che costruiva le macchinine con le palle di fichidindia, quei pezzetti di fichidindia. Era un ragazzino che a piedi andava a scuola a Rocca d'Aspi, perché qua non avevamo niente, non c'era né acqua né luce, né strade né corrente, niente. Però voglio dire ai giovani oggi, quel ragazzino che sarei io, che è nato e cresciuto con tante difficoltà, quel ragazzino è stato insignito per due volte dal Presidente della Repubblica, di cavaliere prima e di ufficiale dopo. Quindi ai giovani rivolgo un appello: abbiate fiducia, spronatevi, perché nella vita si può ottenere tante cose. Io da piccolino non dico che ho vissuto come un bambino da terzo mondo, ma forse peggio, perché qua, ripeto, non c'era la strada, non c'era acqua, non c'era luce, non c'era niente. Vivevamo proprio allo stato brado, scusatemi il termine, e nonostante tutto, però ho cercato di fare quello che tutti sanno che ho fatto, e mi sono reso disponibile per la collettività e continuerò ad essere disponibile per tutti. Per tutti. Bene, grazie. Il presidente qui, Aldo Iannuzzi, al quale diamo subito la parola per ribadire l'importanza dell'organismo che lei questa sera qui rappresenta. Grazie, buonasera. Io rappresento l'Associazione Nazionale Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che raccoglie tutti coloro che hanno avuto un'onorificenza da parte del Presidente della Repubblica, da cavaliere, ufficiale, commendatore e così via. Noi siamo nati recentemente, siamo stati costituiti a Salerno proprio prima della pandemia, per cui questa è la nostra prima manifestazione pubblica. E il nostro motto, come si legge anche qui, parati sumus iterare, cioè siamo pronti a ripeterci, a ripetere quei comportamenti che ci hanno permesso la concessione della benemerenza. Quindi infatti siamo tutti impegnati nel mondo della cultura, nel mondo della protezione civile, quindi del sociale, nel mondo della, in ogni attività, è vero? Sempre all'insegna di quei valori di amor patrio, di rispetto delle leggi e di rispetto delle istituzioni, e vogliamo che questi valori siano tramandati anche ai giovani di oggi. Come giustamente ha detto prima, è importante che i giovani conoscano, sappiano, è vero, che col sacrificio si ottengono anche delle grosse soddisfazioni morali, quale può essere una benemerenza del Presidente della Repubblica. Insomma, un ruolo importante soprattutto per far capire ai giovani l'importanza di certi valori, non che i giovani di oggi non li comprendano, tutt'altro, però è bene dare anche l'esempio, e voi in qualche modo rappresentate l'esempio. Sì, noi con l'amico Cavallo ci conosciamo da tanti anni, siamo colleghi, poi abbiamo conosciuto il presidente e abbiamo deciso di fare questa associazione a Salerno perché mancava. Come diceva il Presidente, noi siamo impegnati in molti fronti. Io sono impegnato nel sociale come Croce Rossa, soccorsi a mare e tutto il resto. Quindi diciamo che vogliamo dare un buon esempio a questi giovani. Non ne prendiamo 20, non ne prendiamo 10, ma almeno 4-5 li prendiamo. E quindi su invito dell'amico Cavallo abbiamo deciso con tanto orgoglio di venire a fare questa manifestazione, e le dico che per noi è la prima manifestazione pubblica che stiamo facendo come cavalieri della Repubblica Italiana. È una bella manifestazione, anche riuscita, perché insomma c'è grande partecipazione in un luogo simbolo di Rocca d'Aspire, che poi potrebbe essere il luogo simbolo di tante altre realtà della provincia di Salerno. Io sono nativo di Rocca d'Aspire, sono nato a Rocca d'Aspire, mi sono trasferito a Salerno per questioni di lavoro. E non conoscevo questo borgo, l'ho conosciuto già prima con l'amico Cavallo, con i suoi genitori, e mi è piaciuto già da sempre. Anzi, oggi è stato bello, valorizzato, è diventato un bel borgo, e trascorriamo una serata anche al fresco. E abbiamo conosciuto anche un qualcosa di bello delle nostre origini. Naturalmente c'erano anche il sindaco ed il vice sindaco, Gabriele Giuliano e Girolamo Auricchio.
Ma intanto è un posto meraviglioso, uno scorcio straordinariamente bello sul piano naturalistico della nostra città, che questa sera inauguriamo dopo aver fatto noi degli interventi e insomma tutti i cittadini residenti dopo aver eseguito l'impianto di una serie di cipressi, creando appunto questo viale molto suggestivo su questa parte collinare che dà sulla valle, che ripeto da un punto di vista naturalistico veramente è apprezzabilissimo, quindi un borgo straordinariamente apprezzabile da tutti i punti di vista e che questa sera onoriamo proprio con questa nuova risistemazione, possibilità di accesso migliore e con questa bella iniziativa della comunità, grazie all'ispettore Cavalli in primis, ma un po' a tutti i cittadini di questa, di questo borgo, che hanno voluto appunto tra l'altro dedicare tutti questi cipressi a varie personalità, titoli tra cui anche il sottoscritto. Io li ringrazio, questo sono veramente felice, ma insomma è un modo per riconciliarci con la natura ancora una volta e per mettere in risalto quelle sono le nostre straordinarie bellezze ambientali, paesaggistiche, che credo siano note, ma qui veramente questa sera riusciamo ad apprezzarle in modo ancora più significativo. Una bella iniziativa di tutela ambientale, una bella iniziativa che testimonia anche l'attaccamento di queste persone al proprio territorio, ma insomma l'amministrazione è da sempre attenta a tutte le realtà di questo vasto territorio. Ah, non c'è dubbio che per noi questo sia un valore assoluto, l'ambiente è un tema centrale perché come è noto rappresenta quello che è il nostro patrimonio di ricchezza da tutti i punti di vista. L'attenzione che abbiamo manifestato e che continuiamo a manifestare è sempre massima, ovviamente, perché crediamo nella tutela dell'ambiente innanzitutto, crediamo nella difesa di questi nostri territori che hanno una vocazione turistica straordinaria e che credo possano essere sempre più apprezzati anche da chi oggi non li conosce, e queste sono quelle occasioni attraverso cui noi riusciamo anche un po' a promuoverli, perché evidentemente far conoscere questi scorci naturalistici così suggestivi, così anche emozionanti, diventa anche un modo per poter consentire a tanti visitatori che frequentano i nostri luoghi, i nostri territori, di poter venirci e quindi di apprezzarne appieno tutti questi aspetti positivi. L'ambiente è fondamentale, noi ripeto ci lavoriamo quotidianamente, lo facciamo a 360 gradi, abbiamo istituito anche un servizio di controllo che questa sera qui sono presenti, rappresentati dalle guardie ambientali da un lato e dai volontari della protezione civile del nucleo dei carabinieri in pensione dall'altro, insomma cerchiamo veramente di fare tutte le azioni possibili e immaginabili, perché questo credo sia un argomento fondamentale che noi teniamo a cuore e che, su cui lavoriamo e investiamo quasi quotidianamente. Ed ora sono con il vice sindaco Girolamo Ricchio, momento di festa, ma insomma l'amministrazione da sempre ha dimostrato la propria vicinanza e il proprio affetto per questa realtà. Sì, assolutamente, noi siamo sempre vicini a queste realtà, in particolare a queste realtà periferiche, agricole, dove c'è la sofferenza, c'è l'abbandono. Questa è una zona, anni fa c'erano molte famiglie, negli ultimi anni si sono trasferite, molte di loro si sono trasferite in pianura. Noi abbiamo cercato di asfaltare un pochettino tutte le strade, abbiamo installato un fontanino, stiamo cercando di venire incontro proprio per consentire il rimanere di quelle famiglie che ci sono, eventualmente anche il ritorno, quindi noi siamo sempre vicini a questa iniziativa. Queste dunque le interviste realizzate in occasione dell'inaugurazione del suggestivo Viale dei Cipressi a Borgo Cavallo di Rocca d'Aspide. Grazie a Luca Gargiulo per la collaborazione e a tutti voi per l'attenzione.